Ci troviamo nel castello vescovile di Albiano di Ivrea, nello studio di Monsignor Luigi Bettazzi, il vescovo emerito di Ivrea, uno dei testimoni viventi del Concilio Vaticano II. Grazie alla sua ospitalità cerchiamo di rivivere e ricostruire alcuni aspetti che hanno caratterizzato l'inizio del Concilio Vaticano II, lo svolgimento e anche il seguito. Grazie intanto di aver accettato l'intervista, eccellenza. Partiamo proprio dal momento iniziale, quando Giovanni XXIII convocò il Concilio Vaticano II, secondo le cronache ci fu una grande sorpresa dentro e fuori la Chiesa. Lei come ha accolto questo annuncio, si ricorda? Ma così, ecco, era una grande novità, ma non si sapeva che cosa, uh, che cosa avrebbe portato. Si capiva che ci doveva essere un qualche rinnovamento. Devo dire che ho partecipato in qualche modo anche alla preparazione del Concilio perché... Il Papa Giovanni chiese al Cardinale Ercaro, Arcivescovo di Bologna, del clero di Bologna, eh, come andava il concilio e il Cardinale disse come faccio a saperlo, non ho nessuno dei miei preti in una commissione, ah mi dia dei nomi. E allora il direttore dell'ufficio catechistico andò in quella, nella commissione per la fede e io che ero insegnante in seminario andai nella commissione di seminari. Ho partecipato alle ultime riunioni della commissione con dei grandi nomi come padre Congar Avevamo fatto non so, se una decina di piccoli documenti, su, ma sembrava che fosse un indicare quali sono le cose eh, della Chiesa, insomma, ecco, per vedere come rinnovarle. Eh, Tant'è vero che Papa Giovanni stesso pare che fosse lieto della settantina di documenti preparati dalle dieci commissioni, tutte precedute da cardinali delle Congregazioni Romane. e eh, Quando poi invece questi documenti arrivarono al Concilio. E I vescovi dissero, ma non c'era mica bisogno di un consiglio per riassumere il passato, dobbiamo guardare il futuro. E allora ecco, lì c'è stato il rinnovamento, il cambio, ecco, già nella prima sessione, io sono arrivato vescovo alla seconda sessione e trovai, ecco, allora che c'era questo fermento. Fra l'altro, all'inizio della seconda sessione, eh, Papa Giovanni aveva scritto la grande enciclica Terris nella prima del aprile del 63. Direi aveva evitato la, la guerra tra America e Russia per i missili di Cuba e aveva scritto questa enciclica che aveva, aveva conquistato il mondo in qualche modo. E arrivai che i padri erano un po' i vescovi, erano un po' sconcertati, dicevano noi che figure ci facciamo, non ne sapevamo niente. e Sulla base anche di questa sollecitazione hanno raccolto i vari materiali e hanno preparato la costituzione sulla chiesa nel mondo contemporaneo che era Gaudium et Spes che ha la grande novità che aveva avuto la pace in dove per la prima volta un papa invece di fermarsi a trattare un tema strettamente religioso per i cattolici trattava un valore umano la pace e si rivolgeva a tutti gli uomini di buona volontà cioè era la chiesa che usciva in qualche modo dall'interesse esclusivo ecco, dei suoi problemi, per sentire che era chiamata a camminare con tutti gli uomini di buona volontà verso un mondo nuovo, un mondo rinnovato un mondo di pace e allora ecco viene la chiesa nel mondo contemporaneo che anch'essa è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Certo, era un tema nuovo, tant'è vero che c'erano 16 documenti in discussione, l'abbiamo chiamato per una sessione lo schema 17 e poi li ridussero a 12 e fino alla fine è rimasto lo schema 13 perché soltanto alla fine è venuto il titolo della Chiesa nel mondo contemporaneo, dove i valori che vengono presentati, quelli della umanità, ecco, della famiglia, della cultura, dell'economia, della pace, sono valori umani, in cui la Chiesa dice la, eh, il suo orientamento che può essere accolto da tutti. Certo, la minoranza del concilio erano quelli più attenti alla tradizione, dice ma allora dove va a finire la fede? E noi abbiamo aggiunto ad ogni capitolo il valore della fede, ma non per contrastare le idee umane, ma per dar loro ancora maggior valore, il valore di ogni essere umano. Tanto più tu, cristiano, che sai che Dio si è fatto uomo, la famiglia guarda cosa Dio ha detto della famiglia, la cultura è la pace, l'economia guarda come il Signore ha vissuto, come ha predicato. perché l'economia sia un'economia al servizio dell'uomo: in maniera che la fede diventa una forza per vivere ancora meglio i valori umani che sono proposti a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco questo fu. Io entrai proprio nel Concilio in questo fermento, ma si stava anche discutendo molto della Chiesa, dove il grande problema era quello della collegialità. Collegialità vuol dire che come San Pietro era il capo della Chiesa, ma nel Collegio degli Apostoli, così il Papa l'ha definito il Vaticano I, eh, il primato, l'infallibilità. Ma col Collegio degli Apostoli e col Collegio dei Vescovi, in che modo il Collegio dei Vescovi può non sostituirsi ma anzi aiutare il Papa a realizzare veramente il suo compito? E anche quello era in discussione perché la minoranza più tradizionale, il Vaticano era un po' lì a difendere quello che si era sempre fatto, cercava di ostacolare o di dire che con questo si voleva togliere il primato al Papa e proprio all'inizio della seconda sessione ecco, eh, vennero fatte queste cinque eh, voti ori domande orientative. Era stata anche forse un'idea di Don Dossetti, eh, che il Cardinale Arcaro si era preso come segretario, per dire beh, se vogliamo che chi deve preparare il documento sulla Chiesa sappia come orientarsi, guardiamo che cosa voglia, vuole la maggioranza dei Vescovi. E le cinque domande sul valore del sacramento dell'Episcopato, della collegialità e centrò anche il diaconato permanente, allora fu, e lì ci, ci si accorse che la stragrande maggioranza dei Vescovi era d'accordo. Ecco, e così si avviavano ecco, con uh, queste, questi dialoghi che erano importanti, perché così anche la maggioranza raffinava meglio le sue idee che avrebbero potuto portare delle cose un po' troppo nuove, ecco invece allora la cosa ha trovato e lì c'era Paolo VI che seguiva attentamente e che cercava di guidare ecco, la discussione. Un aspetto che ha caratterizzato il Concilio Vaticano II è il fatto di essere stato davvero ecumenico, nel senso che da tutte le parti dell'ecumene, da tutte le parti del mondo sono arrivati i vescovi, anche perché i sistemi dei trasporti rispetto ai concili precedenti permettevano questa partecipazione. Però poi dal punto di vista umano e anche pastorale, com'è stato l'incontro tra i vescovi provenienti dalle varie parti del mondo che necessitavano anche di conoscersi? Direi che questa è stata anche la prima grande impressione che ho avuto all'inizio della seconda sessione quando sono entrato in concilio di vedere veramente la Chiesa Cattolica e credo fosse la prima volta che un concilio era umanamente ecumenico. Anche il concilio Vaticano I del secolo 1869-70 era un concilio europeo perché tolti quelli del Nord America i vescovi africani, i vescovi dell'America Latina, asiatici, erano degli europei missionari. Questi erano degli africani, africani, asiatici, asiatici, latinoamericani, mi dava l'idea. Certamente c'erano i ricordi latinoamericani, ecco, tanto vero che c'erano due noti canonici, un francese bulare e un belga Utar, che è ancora vivo. Che facevano nel pomeriggio, ecco. erano importanti i pomeriggi. Facevano degli incontri per i vescovi dell'America Latina per spiegare come andavano avanti le cose, poi c'erano le conferenze episcopali. Una volta il cardinale Lercaro mi mandò, doveva fare una, una relazione alla conferenza brasiliana, che allora aveva come segretario del Del Non poteva, mandò me a leggere la conferenza. Cioè, c'erano nel pomeriggio, ecco. a parte i sabati e le domeniche, in cui i vescovi molte volte erano chiamati eh, in Italia in particolare o in Germania, andavano eh, invitati dai vescovi locali. Allora ecco si avviava eh, questa fraternità che però eh, direi in qualche modo si viveva anche nel Concilio perché eh, sì c'era in mezzo c'era il Concilio Vaticano. Ma ai lati c'erano i corridoi dove delle volte si andava il concilio lateranense dicevano. E poi c'erano due bar che aprivano il concilio Barense, che aprivano alle dieci e mezzo. E allora lì ci si trovava, certo, si diceva, oh adesso parla Massimo Scusa. Andavamo a sentirlo, anche perché le volte nella prima ora parlava i cardinali i pezzi grossi, delle volte poteva diventare ripetizione noiosa, si stava attenti, ma allora c'era modo di incontrarsi e di creare ecco, quella familiarità anche tra di varie regioni che soprattutto la quarta sessione vero non c'erano dei cambi perché erano presenti circa 2500 e poi dall'inizio alla fine sono più di 4000 quelli che sono stati o di quelli che hanno cominciato e poi sono morti o di quelli come me che siamo arrivati dopo ma direi che è servito anche come dire ad alimentare questa direi visuale della Chiesa veramente cattolica e anche anche con gli scambi, perché poi si parlava, perché ricorda che quando arrivarono i vescovi ungheresi allora c'era la cortina di ferro, si stava attenti per non comprometterli, ecco, così, ma eh, si a, avevano delle notizie, si stava attenti a parlare in modo da non creare dei, a loro dei problemi particolari. Ma eh, lei è, ha veramente creato l'unità dell'episcopato mondiale. Lei ha anticipato il fatto che in un certo modo. I lavori si sono definiti man mano durante gli anni del Concilio Vaticano II, piano piano si è capito sempre meglio eh, in quale direzione andare. Quali sono stati comunque i temi che da subito sono stati percepiti importanti da parte dei vescovi? Ma ecco, se non scandalizzassi, direi che alla fine abbiamo votato dei temi o delle, dei documenti che per la gran parte a cui non pensavamo all'inizio, proprio perché è stata una maturazione dell'Episcopato, perché eh, parlavano vescovi o gruppi ecco, che facevano sentire le loro idee. Io penso ad esempio alla Bibbia. Prima si era attenti, la Bibbia la tenevano soltanto a Roma, poi traducevano, ricavavano le idee per fare i catechismi, era pericoloso, si poteva diventare protestanti, ma chi era in mezzo a loro aveva valorizzato la Bibbia, allora presentava il valore della parola di Dio. La liturgia sembrava che fosse un'idea dei benedittini, di qualche monastero, è invece presentata ecco, come il passare da... Eh, come dire, dall'atto di fede in qualche cosa di grande che rimane, al fatto che la liturgia è la preghiera del popolo di Dio. Ecco. Allora ci si rendeva conto, e eh, noi vescovi dicevamo: Guarda, ha ragione, non ci avevo pensato. È proprio così. Direi che è stato soprattutto il centro Europa, ecco, Francia, Germania, Belgio, Olanda, quelle che hanno guidato un pochino ecco, questo, anche perché erano i popoli o a contatto con la col mondo protestante o in Francia col mondo laico, ecco, e sono quelli che guidavano e si era molto attenti, ricordo di conferenze episcopali con la piccola indonesiana che si informava sempre cosa faceva la conferenza tedesca, ecco, perché loro avevano fiducia che lì ci sarebbero state delle cose solide, un rinnovamento ma è molto fondato sulla teologia. Direi che questa mi ha dato addirittura un po' l'idea che il compito della gerarchia nella Chiesa è quello dell'ultima parola. Ci vuole un'ultima parola, se no è, ma è l'ultima parola se prima ce ne sono state delle altre. Ecco, anche lì il Papa ha detto insieme ai Vescovi l'ultima parola, il Papa con i Vescovi. Ma dopo che si erano maturate, dopo che si era sviluppato in questo dialogo, e in questo confronto, e si era arrivate delle formulazioni, delle impostazioni a cui forse la maggioranza all'inizio non aveva neanche pensato. Quindi insomma è necessario l'approfondimento, il confronto per poi arrivare a delle conclusioni? Io credo che questo qui potrebbe essere anche nella Chiesa, insomma nelle parrocchie, nelle diocesi, dove il parroco ha l'ultima parola, ma che prima ascolti tutte le parole. Tanto più in un mondo come questo dove la pluralità delle culture fa sì che, che noi clero una volta bastava che pensassimo, io dico sempre mio nonno se pensava, se voleva parlare con me ragazzo bastava che pensasse cosa pensava lui 60 anni prima. Adesso fanno fatica anche i genitori a capire i figli, ecco. E allora forse anche noi clero abbiamo bisogno che ci vengono presentate con ecco, le impostazioni e poi insieme ecco, le valutiamo nella luce della parola di Dio e poi allora l'ultima parola, che è l'ultima dopo tante altre parole, così il Vescovo col Consiglio presbiterale, con Consiglio Pastorale, ecco, noi dicevamo anche il Papa, ci fidiamo, ecco, lo sappiamo, ma quanto più il Papa può avere l'aiuto della collegialità episcopale, Tanto più ecco può dire una parola che venga più facilmente accolta e più facilmente vissuta. A proposito di ultima parola, eh, quali furono, secondo lei, nel Concilio il ruolo e l'impronta rispettivamente di Giovanni XXIII prima e di Paolo VI poi? Quella di Papa Giovanni fu quella di aver fatto capire che il Concilio era in mano ai Vescovi. Non ha fatto in tempo, seguirò molto che stavano impostando. Ma due, due fatti, per esempio, avevano preparato le commissioni, la segreteria, e due cardinali, Leonardo di Lilla e Frinx di Colonia, dissero: Ma se vorremmo sapere, come non vi fidate?. Papa Giovanni disse: Dateli tre giorni. Dopo tre giorni, le conferenze episcopali si erano scelte quelle che secondo loro andavano meglio. L'altra è che quando si cominciò a discutere il. La Costituzione sulla parola di Dio era le fonti della rivelazione. Le fonti sono più di una, sono la Scrittura e la Tradizione. La Tradizione è espressa dal Magistero della Chiesa, quindi si dava molta importanza alla Tradizione. Eh, votarono, la maggioranza disse che bisognava cambiare, ma per cambiare, secondo le regole della, del Concilio, bisognava avere i due terzi. Era la maggioranza, ma non arrivava ai due terzi. E Papa Giovanni disse: Beh, stavolta faccio il Papa, la mando io a cambiare. E questo fece capire che il concilio era in mano ai vescovi. Tanto più quando Papa Montini, all'inizio della seconda, nominò i quattro moderatori. E, e, il Papa Montini seguiva molto. ecco, Lì i grandi problemi erano quello della Chiesa con la collegialità dei vescovi. E poi sarà venuto fuori la Chiesa nel mondo contemporaneo, che era un tema nuovo. Ma c'era il problema della libertà religiosa, era stata sconfessata nell'Ottocento, e quando alla fine della terza sessione chi presentò il tema da votare disse l'abbiamo cambiato profondamente, subito qualcuno disse allora bisogna ridiscutere di nuovo secondo le norme del Concilio. Ricordo che l'Arcivescovo di Chicago in mezz'ora raccolse 800 firme dice noi abbiamo promesso che non saremmo tornati in America senza questo documento. E Papa Paolo disse eh, le regole sono così, però vi prometto che cominceremo la quarta sessione discutendo questo qui. Poi c'erano degli altri documenti, per esempio per le missioni, dove forse avrebbero voluto una maggiore influenza degli episcopati, dove invece dal centro si teneva, e fu l'unica volta in cui il Papa Paolo VI scese perché il prefetto della, di Propaganda Fide era il Cardinale Gaggianiano, ma ricordo che alla fine il Cardinale Fines, che era il moderatore, disse come, come abbiamo visto il documento sta molto a cuore al Papa, quindi bisogna approfondirlo e migliorarlo ancora molto. Cioè, queste, ma direi che la cosa poi era soprattutto sulle quattro Costituzioni, ecco, dove c'è stata una maggior quella sulla liturgia è scorsa abbastanza velocemente, ma quella sulla parola di Dio, quella sulla Chiesa, dove ci sono ancora delle... Ma il grande cambiamento fu che la bozza parlava della Chiesa, della gerarchia e del laicato, e invece la Commissione e l'Assemblea ha voluto che fosse la Chiesa, il popolo di Dio e la gerarchia cioè il primato del popolo di Dio, da cui la gerarchia era servizio, un servizio qualificato, ma contro l'idea un po' che si aveva che la Chiesa praticamente è la gerarchia e il laicato non è se non quello che deve realizzare quanto la gerarchia dice. Chiesa, popolo di Dio e gerarchia. Ecco, direi che queste sono state un po' forse... Eh, I grandi impatti, ecco, i grandi problemi, così come li abbiamo vissuti. Poi tutto quello della Gaudium Espress per tutta la quarta sessione. Qualcuno avrebbe voluto una quinta sessione per migliorarla perché è quello un po' più diluito. Così, ma io, il Vaticano non ci teneva ad avere. E ricordo anche dei vescovi: diceva torniamo a casa perché se stiamo a Roma ancora un anno, a casa nostra si accorgono che possono fare anche senza di noi. Dunque, lei ha fatto riferimento ai vescovi provenienti dall'Europa. Sì. Voi, vescovi italiani, avevate dei momenti di incontro, di confronto? Sì, qualche... per la prima volta qualche... lì c'era eh, perché prima la conferenza episcopale era la conferenza dei presidenti delle conferenze nazionali, si radunavano. Non un... c'era ancora una vera e propria struttura. Il presidente era il cardinale Siri che allora radunava la Domus Maria ogni tanto. I vescovi. E prena, faceva un ciclo stirare gli interventi che loro ritenevano i più importanti, che erano in genere quelli più, più di difesa della tradizione, ma non c'era una vera e propria conferenza episcopale, direi che quella è nata dopo. Ma era un'occasione anche per vedersi, per scambiarsi anche dove si stava, perché eh, si era sistemati in collegi, in alberghi. Ecco. Io ero in un collegio dove c'era il cardinale di Venezia, dove c'erano due vescovi della. Sardegna un vescovo della Sicilia era la prima volta che io trovavo dei vescovi così e ancora non c'era quindi è stata come dire l'avvio ecco anche se ripeto lì la preoccupazione c'era questo grande cetus internazionalis che era stato promosso da monsignor Lefebvre c'era anche un italiano era monsignor Carli cioè che a tutti gli argomenti nuovi Chiamava un teologo molto tradizionalista perché desse l'indicazione, cioè c'era la preoccupazione che, eh, qualcuno diceva perfino che il cardinale Ottaviani dicesse: Vorrei morire prima della fine del Concilio per morire ancora cattolico. Ecco, aveva l'idea che, data l'importanza del centro Europa, eh, ci, fosse, ci fossero concessioni un po' ecco, al protestantesimo, in realtà ecco, si voleva vedere le cose. Direi più che rinnovare, era ritornare alle origini della Chiesa perché, la, come disse con Gara in quel libro, la tradizione e le tradizioni, c'erano tante abitudini che erano venute non sulla base del Vangelo, ma sulla base della storia. Penso, per esempio, il fatto che il Papa per secoli sia stato re è chiaro che ha dato un po' un certo tipo di impronta che non è prettamente eco del Vangelo, quindi era un ritornare alle origini. Per vedere come la Chiesa delle origini nel mondo di oggi, quello che Papa Giovanni chiamava l'aggiornamento. Oggi, quando si aggiorna qualche cosa, vuol dire che si rimanda a un altro giorno. Invece, cioè, per lui era vedere in che modo vivere le verità di sempre al giorno d'oggi. Ecco, questa era eh, l'idea per, per cui ha fatto il Concilio. Lei ha partecipato alla seconda, la terza e la quarta sessione. Riprendendo proprio in maniera sintetica, a proposito della costituzione dei Verbum, quella sulla Sacra Scrittura, eh, si è voluto in qualche modo riscoprire l'importanza della parola di Dio. Che cosa c'è di nuovo rispetto al Concilio di Trento, che comunque rispondendo alla Riforma protestante si era già posto il problema dell'importanza della parola di Dio? Per me è che allora era più, come dire, stabilire ecco, le verità di fede in che misura è parola di Dio, come è quasi eh, la differenza del concilio pastorale sul concilio dogmatico. Papa Giovanni disse che essere un concilio pastorale. Il concilio dogmatico stabilisce i dogmi, le verità. Ecco. Il pastorale dice ma in che modo questi dogmi possono essere accolti e vissuti dalla gente. Quindi non è un meno ecco, qualcuno che dice era solo un concilio pastorale e non si è tenuti. No. Ma vorrei dire un in più. Non basta stabilire i dogmi, bisogna vedere in che misura farli accogliere e farli vivere dalla gente. Direi che la parola di Dio, così come ci viene presentata, ci fa capire che quello è il dialogo che Dio stabilisce con l'umanità per portarla a capire che Dio è amore e che dobbiamo amarci tra di noi un dialogo che comincia dall'antico tu devi capire come allora qual era la mentalità la difficoltà di leggere l'Antico Testamento ma che continua poi nel nuovo e fa sì che quando tu prendi in mano la parola di Dio è Dio che ti sta parlando attraverso di quello Dio ha pensato che tu prenderai un giorno in mano questa ecco questo è l'incontro là tu per tu con Dio e per questo allora mentre prima per esempio anche nella liturgia c'erano alcuni brani sempre quelli perché erano quelli importanti e invece ecco tutto il Vangelo, tutti i Vangeli ecco l'abbondanza delle letture nei tre anni della domenica e nei due anni ecco, dei giorni feriali proprio per dare la possibilità di incontrare il Signore in tutte le sfumature ecco della, del suo rivolgersi agli uomini, agli uomini di tutti i tempi, cercando di capire come eh, rivolgendosi agli uomini di ieri si rivolgeva anche agli uomini di oggi. Quindi è un aspetto personale, vorrei dire eh, anche la liturgia. Una volta si assisteva alla messa, anzi, si assisteva alla messa per pregare, magari si diceva il rosario. Oggi abbiamo capito che è la nostra preghiera e che ora per quello deve, ognuno deve poterla esprimere nella sua lingua, addirittura unendosi a Gesù Cristo che si rende presente nell'atteggiamento eterno di preghiera che ha. È entrato nell'eternità dicendo Padre, nelle Tue mani consegno la mia vita, la pienezza dell'amore di Dio e la pienezza della dedizione agli altri. Padre, perdona loro. Ecco, ed è lì presente in questo atteggiamento e ci dà il suo spirito perché anche noi possiamo vivere la vita nell'atteggiamento dell'accoglienza, dell'amore del Padre e della dedizione agli altri. Ecco l'aspetto personale, ecco, il coinvolgimento personale che il Concilio Pastorale ci chiede. E così nella Chiesa il senso di corresponsabilità di ogni cristiano, certo sotto la guida, sotto l'ultima parola della gerarchia, ma la corresponsabilità che ogni cristiano, ogni cristiano deve sentirsi come Cristo profeta cioè con la sua vita testimoniare come il Signore vuole che si viva da cristiani, sacerdote, vivere nella grazia per santificare il pezzo di mondo in cui vivi, e re o pastore, cioè portatore di unità, di comunione, di pace. Ecco, questo così come la Gaudium Espesse, la Chiesa nel mondo, ecco, ti trovi non in, in contrasto, ma devi trovarti in aiuto anche a coloro che non sono cristiani. Perché camminano verso il regno di Dio, che è il mondo come Dio lo vuole, un mondo di dignità personale e un mondo di solidarietà. Lei ha già richiamato anche le altre due Costituzioni. Quindi la Lumen Gensum introduce questa bella definizione di Chiesa come popolo di Dio. E come comunione, una Chiesa comunione. Ecco, la cosa principale, anche da parte della gerarchia, della responsabilità, è creare il massimo di comunione. Anche perché, essendo la Chiesa non L'esclusiva della, della salvezza, ma lievito di un mondo nuovo, e allora se la Chiesa è chiamata a portare nel mondo l'amore, la pace, allora deve per prima testimoniare questo, se no, come fa a portare la comunione, la pace nel mondo, se non vive la comunione al suo interno. Ecco. E vorrei dire che quando noi andiamo messe, guardi, le quattro costituzioni, cominciamo con la parola di Dio, e poi c'è la presenza di Cristo poi si fa la comunione nella chiesa per portare la missione missa est e la missione di portare la pace nel mondo. È proprio l'aspetto del rapporto chiesa mondo che è di nuovo una svolta importante del Concilio Vaticano II che si ritrova soprattutto in questa ultima costituzione la Gaudium et Spes. Si è detto più volte che la chiesa ha voluto guardare con simpatia al mondo. Ma questo non dovrebbe essere una grande novità per la storia della chiesa. Eh beh, direi insomma, se lei pensa alla, anche come è nata l'Italia, ecco, no? anticlericale, non-expedi, che so io sembrava che la Chiesa stassi, eh, sì. si difendesse ecco, dal mondo eh, e così, ecco, le vicende sono... e forse la globalizzazione eh, ci spinge a capire che invece eh, non dobbiamo chiuderci ecco, nelle, eh, nelle nostre autonomie, ma dobbiamo invece sentire che dobbiamo essere il fermento, un lievito ecco, nel mondo e che il mondo si aspetta. Del resto se noi guardiamo, penso all'ONU, la Carta dei diritti umani dell'ONU 10 dicembre del 1948, qualcuno l'ha chiamata il Vangelo secondo l'ONU, perché sono principi del Vangelo, il valore di ogni persona umana, il valore della vita, della cultura, il diritto alla famiglia, alla partecipazione alla vita politica, all'immigrazione. Ma avessero, sono stati dei cristiani, ma avessero detto il Vangelo, l'altro poteva dire io sono del Corano, sono di Buddha, sono di nessuno, ma avendo presentati come valori umani, tutti hanno potuto accogliere, ecco, essere un fermento, un lievito di un mondo nuovo di solidarietà e di pace, credo che questo sia il grande compito. Del resto guardi i Papi, dopo due anni Paolo VI scrive la un Progressio. Che il nuovo nome della pace è lo sviluppo dei popoli e questo è un frutto del concilio. Eh, dopo vent'anni, Giovanni Paolo II scrive: Sollicitudo re socialis. Il nuovo nome della pace è la solidarietà. ecco eh, la, eh, Dopo 40 anni, Benedetto XVI scrive: La caritas in ecco, e Dice: Dobbiamo essere un fermento di gratuità per un mondo nuovo. Ecco, questo sono come dire, le conseguenze, i frutti del Concilio. E dal punto di vista del mondo, come è stato accolto, secondo lei, come è stato recepito questo atteggiamento della Chiesa? Eh, lei ha già fatto riferimento alla dichiarazione ONU, però non soltanto a livello istituzionale, anche a livello di opinione pubblica. È chiaro che se c'è stato anche un certo entusiasmo iniziale, poi ci sono tutti i problemi delle chiusure, degli egoismi, dell'individualismo e dei nazionalismi. Ecco, ma l'aver messo ecco, questo fermento fa sì che gli uomini di buona volontà possano appellarsi adesso a questo e, e cercare di portarlo avanti nelle loro, nelle situazioni, penso al Medio Oriente, ecco, dove noi eh, continuiamo a pensare a delle soluzioni di guerra, a delle soluzioni armate e lo stiamo vedendo che eh, creano solo nuovi problemi, ecco. mentre invece ecco, il seme del dialogo, della, del confronto, della non violenza, ecco, noi l'abbiamo lasciata come, quasi come una, una prerogativa di Gandhi, che io lui aveva detto, l'ho imparata anche dal Vangelo, ma non mi sono mai fatto cristiano perché ho visto quanto poco lo mettono in pratica anche loro, ma adesso i papi che cominciano a parlare di non violenza attiva e credo che questa dovrebbe essere anche come frutto del concilio eh, la, la, grande, la grande missione. Ecco. Delle chiese nel mondo oggi. Alcuni notano che il Concilio Vaticano II sia stato apprezzato di più da chi era fuori dalla Chiesa piuttosto che da chi era dentro la Chiesa, ci sono stati anche gli anni travagliati del post Concilio, il momento in cui molti sacerdoti e suore hanno lasciato l'abito, effettivamente c'è stata una fase difficile dentro la Chiesa. A lei cosa sembra? Sì, è vero che qualcuno ha preso la spinta, io ricordo. E I giovani che si trovavano sabato sera a dire la messa con le chitarre, qualcuno che diceva: Ma io non leggo mica San Paolo, io leggo che Guevara. Solo che noi, di fronte a questo, alle volte avremmo dovuto dire: No, guarda, così, così abbiamo proibito la messa del sabato sera. Ecco. Forse c'è stata un po' questa. Chi già aveva guardato con, con timore ecco, questi rinnovamenti può aver trovato la scusa ecco, per soffocare ancora un po' di più le conseguenze. Non vorrei che, come dicono i tedeschi, insieme all'acqua sporca avessimo buttato via anche il bambino. Ecco. Cioè nel senso che c'è stato, ecco, e lì eh, Paolo VI ha cercato di moderare, di vedere, ma è vero che il cambiamento era così profondo tutti dicono che ci vogliono 50 anni perché un concilio si realizzi. Ecco, siamo all'occasione. L'importante è che questo anno della fede eh, abbia la voglia davvero ecco, di, di aprire questi, eh, questo, questo scenario del concilio pastorale: ecco, che guarda come possiamo dire che quindi siano quelle che la Chiesa rivolge eh, a, ai cristiani al mondo prima dei sì che dei no, cioè nel senso di far capire che anche i no che si devono dire nascono da dei sì, ecco, da, dai dei valori positivi, perché è quello di cui il, il mondo di oggi, il mondo di sempre ha bisogno. C'è da sperarlo. Eh? Lei quando è diventato vescovo qui a Ivrea, quali aspetti del Concilio Vaticano II ha fatto più fatica a introdurre? Ma dirò che il mio predecessore aveva già avviato la riforma liturgica, quella è andata avanti. Ma io ho subito, anche per il fatto di aver partecipato, la grande visita pastorale che è durata 11 anni, stavo una settimana intera in ogni parrocchia, era impostata sulle quattro Costituzioni, un documento che avevamo fatto tutti insieme, discusso in consiglio pastorale, Cristo ci unisce per pregare e per servire, il Cristo della parola. Ci unisce nella chiesa per pregare la liturgia e per servire. E quello l'abbiamo portato per 11 anni in tutte le parrocchie. Come conclusione abbiamo fatto un sinodo sulle quattro costituzioni, ecco, dove preparato da due anni e poi, due anni di sinodo, si discuteva al centro, si rimandava la discussione in tutte le vicarie, si riportava. E ho finito l'ultimo anno. Sono stato 32 anni, l'ultimo anno ho dovuto fare ancora un altro sinodo sulla parola di Dio. Ma ho trovato resistenze, più la vischiosità ecco, del rinnovamento, se no proprio delle, delle resistenze forti non le ho trovate. Forse il fatto che io fossi Presidente di Paschisti, mi ha portato a prendere certe posizioni, è rimasta famigerata un po' la lettera a Berlinguer con la sua risposta. Quello ha creato un certo sgomento, forse anche della diocesi. E Lei cosa aveva scritto? Io avevo scritto perché lui aveva offerto la collaborazione ai cattolici ed era la volta che aveva avuto il massimo di adesioni al Partito Comunista. Allora avevo già scritto una lettera a Zaccanini, segretario del Partito Comunista, per dire... Zaccanini, la democrazia cristiana. Sì, il democristiano, perché c'era stata la una crisi di Tangentopoli e, e allora mi avevano detto ma fanno tutti così, dicono no, se voi siete cristiani, se portiamo cristiani dovete dare la testimonianza. E, e la lettera aperta, allora scrissi una lettera aperta a lui, lui mi rispose dopo 15 mesi. Berlinguer era quando dovevano fare un governo in solidarietà con l'appoggio esterno al Partito Comunista, mi scrisse che loro non erano né atei né ateisti né antiteisti, ma che ecco, ci fosse uno scambio tra un visco di e il segretario del Partito Comunista, questo anche in Polonia, quando divento Papa Giovanni Paolo II mi guardava così, ecco. ma era in fondo l'avvio a dire, ecco, voi abbandonate le ideologie e cerchiamo di lavorare insieme per il bene della nostra sono trascorsi 50 anni in effetti dal Concilio Vaticano II, dall'inizio del Concilio Vaticano II. Lei ha messo in evidenza come la Chiesa abbia cercato di avvicinarsi sempre di più alla gente, al popolo, però in questi anni si è vissuto anche, specialmente in Europa, un allontanamento della gente dal cristianesimo. A suo avviso che cosa deve ancora fare la Chiesa per conquistare, eh, conquistare la non credo di essere ancora più vicina alla gente, soprattutto a chi soffre, a chi è in difficoltà. Parlano della nuova evangelizzazione. Uno dei temi che era stato, che qualcuno aveva proposto al Concilio era quello della Chiesa dei poveri e non si è andati molto avanti anche perché le Chiese che dominavano il centro Europa non erano le chiese più povere, hanno dovuto le Chiese dell'America Latina, poi nel 68 a Medellin dire che bisogna fare la scelta preferenziale dei poveri. Ecco io credo che una Chiesa. Più povera, più semplice, ecco, che, che fa vedere di non essere molto attaccati l'interesse. Ecco. Io credo che quella più facilmente potrebbe, una, una chiesa più evangelica vorrei dire, ecco sempre più evangelica, credo che questo potrebbe eh, più facilmente ecco, sentire vicina la gente, in modo particolare i giovani. E in che modo la Chiesa può continuare a mantenere la sua posizione, il suo compito di maestra? E diceva già Paolo VI che oggi la, il mondo vuole più che dei maestri, dei testimoni. La Chiesa lo fa già, ma quanto più lo saprà fare, tanto più si toglierà di dosso l'idea di essere una grossa potenza anche finanziaria, e allora più facilmente si arriverà alla nuova evangelizzazione. Siamo in conclusione, eccellenza, le chiediamo un suo ricordo personale di quegli anni del Concilio Vaticano II. Se c'è stato qualche aspetto, qualche situazione, qualche dialogo, qualche scambio che lei porta nel cuore in modo particolare, che l'ha accompagnata anche nel suo ministero episcopale. Beh, le dirò: è l'insieme, come ho detto. Certamente ebbi una, una circostanza particolare perché ero vescovo da sei giorni ero andato a salutare il cardinale Ercaro che era uno dei moderatori, io ero in fondo ero uno degli ultimi, e stavano discutendo con gli altri moderatori eh, perché qualcuno portava avanti anche dall'interno del Vaticano l'idea che chi vuole la collegialità vuol togliere il primato del Papa. Avevano preparato, Dossetti, Alberigo, un, un, un intervento per far vedere che la collegialità è nello spirito romano, cioè la collegialità con i cardinali, eccetera. Era per farlo all'Ercaro, l'Ercaro aveva già fatto un, un intervento pochi giorni prima e cioè non posso farne molti, trovi un vescovo italiano che glielo faccia, ma chi c'è? Ero lì, il segretario disse lo faccia fare l'ausiliare. Non era tanto d'accordo perché poi disse, è già la voce del padrone, ma eh, dice se lui ci sta, dico telefono a Bologna che non torno e, e preparai il documento e il giorno dopo per ultimo, un vescovo francese mi disse io ero al diciassettesimo posto, tu al ventitresimo, tu hai parlato io no, perché il moderatore che era Svinnens ci teneva che ci fosse questo discorso. Quindi avevo perfino la clacca di quelli che verso mezzogiorno venivano vicino alla porta per tagliare la corda e fece questo intervento un po' animato, si lecito anche a me anche se giovane italiano, e poi fece tutta l'argomentazione, poi quanto poi alla parola collegio, me l'aveva detto padre Vagagagini, se è vero che la preghiera esprime la fede, prendiamo la liturgia di San Mattia, dice Signore: hai unito Mattia al Collegio degli Apostoli. E mi basta, mi batterono per fin le mani. Ecco. Ti emozionò? Eh, beh, era un po' così. E poi l'altra cosa è che, siccome mi interessavo della spiritualità di padre De Foucault. Eh, finimmo col fare un gruppo di una ventina di vescovi dei quattro continenti che ci trovavamo tutte le settimane a parlare, adesso sono morti questi tutti, siamo rimasti in tre ma, e poi ci siamo mantenuti ancora in corrispondenza Proprio per dire come fare a portare questa spiritualità di Padre del Fugon, di semplicità, di povertà, così come fare a portarla nella nostra vita pastorale. E questo è stato un grande ricordo che è continuato anche dopo perché ci trovavamo, ci scrivevamo almeno una volta all'anno e adesso sono tutti in paradiso. Ma I vostri interventi erano in latino? Tutti in latino. L'unico che non parlava in latino era Massimo Squarto, patriarca d'Antiochia, dicevano la lingua della Chiesa, no, cioè la prima lingua della Chiesa è stata il greco, parlo in greco. E allora per non lasciarlo parlare in greco, parlava in francese. Il Cardinale Cushing di Boston aveva offerto 300.000 dollari per la traduzione simultanea, disse no, e allora dice non mi fermo neanche a Roma, non so il latino. Tornò a fare un intervento sul dialogo con gli ebrei. Che spiccicava le sillabe così e, e fuori i giornalisti dicevano: Ah, imminenza, è tornata, ah, c'è cioè, importante il dialogo con gli orecchi, ma che cosa ha detto? Come faccio a saperlo? Era in latino. <ride>